Qualsiasi risultato importante tu voglia raggiungere, devi imparare a concentrarti. Ma se poi vuoi raggiungere risultati straordinari, devi sviluppare il focus assoluto. Sei pronto a capire come si fa? Tu conta che la maggior parte delle persone naviga in un mare pieno di distrazioni. Arriva la notifichina, mi chiamo quella persona, il mio flusso di pensieri. Devo fare tre cose contemporaneamente e quindi navigo in un mare di distrazioni. E quando ho bisogno poi di stare completamente focalizzato su qualcosa perché per me è davvero, davvero importante, sono stanco e non riesco a stare concentrato. Ma se tu vuoi ottenere qualcosa di davvero importante nella tua vita, hai bisogno di imparare a concentrarti, ad aumentare i tuoi livelli di concentrazione e perché no, imparare a sviluppare il focus assoluto. Esistono delle strategie pratiche che ti svelerò in questo video per imparare ad aumentare la concentrazione. Sei pronto? E allora seguimi e benvenuto in Parla di Coaching. Io sono Mauro Pepe e questa è una community di crescita personale che stiamo creando insieme. Tu puoi mettere mi piace, condividere con i tuoi amici questi video, scrivere nei commenti, scrivi tanto quello che pensi, le domande che fai, io rispondo sempre. E poi, se ancora non l'hai fatto, iscriviti al canale e clicca sulla campanellina per le notifiche. In questo video parleremo innanzitutto di concentrazione. Come facciamo ad aumentare la nostra capacità di concentrazione? E soprattutto come si fa a sviluppare il focus assoluto? Ma bando alle ciance. Sono sette le strategie, sono tante. Partiamo subito con la prima. La prima è la meno intuitiva, ma decisamente interessante. La prima è chiediti se sei concentrato o meno. Poniti a che livello di concentrazione stai. Già solo il fatto di porti questa domanda aumenta i tuoi livelli di concentrazione. Elimina le distrazioni. Già solo il fatto di porti questa domanda. Però potresti scoprire di essere concentrato o avere un buon livello di concentrazione oppure avere un basso livello di concentrazione. Come fai a accorgerti che hai un alto livello di concentrazione? Uno, riesci a stare attento facilmente. Per te è facile stare attento su quello che sta accadendo, sul compito che stai svolgendo, su quello che sta dicendo la persona con cui stai parlando. Inoltre hai ben chiaro in testa tutti i passaggi che devi fare per svolgere il tuo compito e poi hai bisogno di poche pause per lavorare bene, per essere davvero produttivo. Oppure se non stai concentrato, avrai la tua mente che vaga. Vaga, vaga. Ah, sogna ad occhi aperti. Immagina di stare in quella bella oasi di verde con quel bel mare. Ma l'odore del mare. Io sto su quella bella amaca con quel cocktail. C'è quella bella. Fermiamoci qui, è troppo bella quella scena. Troppo bella. Ok, quindi la tua mente vaga, sogna dappertutto. E hai difficoltà a eliminare le distrazioni, anzi, quasi ne hai bisogno. Vuoi che quel cellulare faccia titi e ti arrivi la notifica. Inoltre perdi spesso il filo del discorso. Queste sono le due situazioni tra ben concentrato e non ben concentrato. Già porti la domanda se sei concentrato o meno ti aiuta a concentrarti molto di più. La seconda strategia è elimina le distrazioni. Per me è la più potente. Sì, perché le distrazioni sono quelli che bloccano la tua concentrazione. Lo smartphone può essere un'opportunità straordinaria o un nemico crudele. Dipende da te come lo utilizzi. Se sei sempre collegato a questo smartphone, arriva notifica e appena arriva una notifica, fatto subito a vedere, sta comandando lui e diventa un nemico crudele. Ogni volta che arriva una notifica, ci abbiamo una scarica di dopamina che ci dà un piacere e vogliamo vedere, magari è una notizia bella, magari è quella persona che volevamo che ci contattasse. Attenzione, in quel momento lì, quella concentrazione su quello che stai facendo, scompare. E torna al cellulare, poi lo spegni, ritorni e devi di nuovo concentrarti. Altri distrattori sono le telefonate, gli amici, i parenti, i colleghi di lavoro, oppure non si studia assolutamente con radio accesa, musica nelle orecchie, TV, video su YouTube, o non si lavora con queste cose. Stai focalizzato unicamente su quello che stai facendo. E poi, cosa molto importante, attento al cazzeggio su internet. Stai studiando? E devi fare la ricerca come costruire la migliore casa sull'albero. E poi a un certo punto ci sta quella pubblicità che dice perdi 100 kg in un'ora. E tu clicchi sopra e rimani invischiato in quella stupidaggine.
Attenzione al cazzeggio su internet, passa tanto di quel tempo là sopra, hai perso il focus. Impara a stare solo, sì, impara a stare disconnesso, solo, in modalità aereo, dove tu sei completamente focalizzato. Terza strategia, concentrati su un'unica cosa alla volta. Ebbene sì, il multitasking è un'illusione pericolosissima, lo spiego in questo video e dove spiego tante cose negative che crea il multitasking e come evitarlo. Ma il multitasking cosa fa? Prende la tua capacità, le tue abilità, il tuo potere di concentrazione e lo suddivide, creando casini esagerati. Impara a fare una cosa alla volta, bene, a un livello straordinario. Questo è potentissimo per alzare i livelli della tua concentrazione e per arrivare al focus assoluto. Quarta strategia, vivi nel qui ed ora. Questa è un po' più complicata, ma è potentissima. Andiamo a capire che significa vivere nel qui ed ora. L'ora significa nel presente. Il passato non esiste più, è esistito, è inutile, ormai non esiste più, non possiamo più tornare indietro, lasciamolo stare. Il futuro non esiste. Esisterà. L'unica cosa reale e l'unica cosa che conta è il presente. E il presente è un dono e dobbiamo vivere completamente in quello che stiamo facendo e nell'istante in cui lo stiamo facendo. Questo è l'ora. E il qui significa stai in questo posto, nel posto in cui stai vivendo. Concentrati su quello che stai facendo nel posto in cui stai vivendo e stai facendo quell'esperienza in quel momento. Attenzione a non stare con la testa nell'altrove. Cosa penserà quella persona se non riesco a fare questo? Ah, come mi piacerebbe stare in quel posto. Ah, mia moglie ancora non è tornata, è mio figlio, ora sta a scuola, sta facendo un'interrogazione. Stai nel qui ed ora. Più impari a vivere nel qui ed ora, più i livelli di concentrazione si alzano, più impari il tuo focus assoluto. 5. Medita. Sì, fai la meditazione. Prima di qualche mese fa, io conoscevo solo teoricamente la meditazione, l'avevo fatta qualche volta, non mi aveva mai preso più di tanto. Poi sono qualche mese che sto meditando tutti i giorni, la mattina nella mia routine mattutina. Già sai cos'è la routine mattutina? Se non lo sai ti metto il link qua sopra. Ho fatto video praticamente un po' su tutte le cose importanti per farti raggiungere grandi risultati. La meditazione è fondamentale per sviluppare i livelli di concentrazione. E non c'è bisogno di stare 2 ore così, no. Bastano a volte anche solo 10 minuti. Io medito tutte le mattine 10 minuti e a volte anche il pomeriggio 10 minuti. Se ho più tempo lo faccio di più, ma 10 minuti già vanno bene. La meditazione aiuta ad aumentare la propria consapevolezza, ad aumentare la propria livello di concentrazione. Basta anche solo fare una meditazione facilissima, quella di concentrarsi unicamente sul proprio respiro, osservando i pensieri che arrivano e lasciandoli andare, quindi non soffermandosi su nessun pensiero, focalizzando unicamente sul proprio respiro. Poi ci sono tanti altri tipi di meditazione, ma già questa è molto potente per allenare la tua mente ad alzare i tuoi livelli di concentrazione. 6. Organizza il tuo lavoro anche con brevi pause, ma fai delle pause vere. Che sono le pause vere? Le pause vere sono quelle che davvero ti fanno staccare la spina, ottieni un ripristino psicofisico ottimale e ti fanno avere un buon recupero. Ora, sto lavorando, magari sto lavorando al computer, cazzeggiare su internet o andare sui social network non è una pausa, perché continuano ad avere degli attivatori. Una vera pausa, innanzitutto devi curare la tua biochimica, una respirazione, bere acqua, poi l'ideale sarebbe fare 5 minuti di immersione totale nella natura. Io ho l'opportunità, dal mio balcone si vede una vallata stupenda, una natura fantastica, tanti alberi, poi in lontananza ci sono delle montagne e a un certo punto in una vallata si vede anche il mare, anche se è molto lontano, spettacolare. Stare lì, guardare, respirare col diaframma e stare lì immerso un paio di minuti in quella natura è davvero relax, è davvero una pausa. Staccare la spina, fare una meditazione, una respirazione, qualsiasi cosa che ti faccia staccare completamente da quello che sta facendo in quel momento lì. Quella è una vera pausa. 7ª strategia, allena la tua concentrazione. È come se fosse un muscolo la concentrazione. Più l'alleni, più ti verrà in aiuto quando ne hai bisogno. E si può allenare a livelli straordinari.
puoi arrivare a sviluppare il focus assoluto, quello che io chiamo fase laser, che insegno a tutti i miei atleti, agli imprenditori che seguo, a chiunque seguo nelle coaching. Insegno la fase laser, che è una cosa straordinaria, la capacità di essere focalizzati come un puntatore laser solo verso quello che è importante, solo verso quello che è il compito di quel momento. E ti permette di ottenere il massimo dal tuo livello di abilità e dal tuo livello di competenza. Esistono degli esercizi, la meditazione è un esercizio, ma ci sono tanti esercizi per poter sviluppare di più la concentrazione e il focus assoluto. Queste sono sette strategie per far sì che tu possa aumentare i tuoi livelli di concentrazione e soprattutto arrivare a raggiungere il tuo focus assoluto. Se utilizzi qualche altra strategia, scrivimela nei commenti oppure ponimi qualsiasi domanda, io risponderò sempre. E poi ti saluto con il mio classico abbraccio affettuoso. Ciao!